Ciao, in questo video volevo portare so parlare solamente di un cofanetto, non è il solito degli acquisti manga che faccio, ma come si dice, perché anche se l'avevo già comprato ha già un po' di tempo questo cofanetto, volevo parlare di questo cofanetto che è composto solamente da tre volumi, e quello che vi volevo portare era il prezzo di una vita, che è un cofanetto composto da solamente tre volumi, che costa 19,50 euro, che è della J-Pop, e niente, anche se non è magari il mio genere horror, è più una storia magari sentimentale, un po' drammatico, però ho visto che però come manga, come trama, ho visto che meritava, e adesso man mano facendovi vedere le tre copertine, vi leggo magari la trama. Che la trama parla di un ventenne che con poche speranze per il futuro è a corto di soldi per sopravvivere, viene a sapere dell'esistenza di un misterioso negozio in cui le persone possono cedere parte della loro salute, del loro tempo o dei propri anni di vita rimasti in cambio di denaro. Il valore della vita del protagonista, che avrebbe ancora 30 anni da vivere, viene stimato essere 300.000 yen per la misera somma, quindi di 10.000 all'anno. Il ragazzo accetta lo scambio, ritrovandosi così con all'incirca 3 mesi da vivere. A lui verrà affiancata un'osservatrice del negozio, in modo che la disperazione non spinga a compiere atti sconsiderati, volti a fare del male ad altre persone. Che alla fine la storia si svolge più che altro su queste. Su questa di, co, con le, sulle co, conseguenze di questa su questa de decisione e niente, che ho visto che come se anche se una anche se ha solamente tre volumi, ho visto che come serie. Cioè, come cofanetto meritava, perché aveva una bella trama, anche se che ho visto che aveva fatto un po' di che molti l'avevano tipo anche preso questo come si dice In molti l'avevano preso questo cofanetto che mi sembra di 3 anni fa, mi sembra che mi ricordo se 2018 o 2019, che potevi trovare sia i volumi singolarmente o direttamente il cofanetto intero. Che io sono riuscito a prenderlo proprio direttamente dal cofanetto, prefer prima, e niente, che come ho visto che come anche se ha solamente tre nomi, però meritava, che i disegni sono di Taguchi. Con la storia di Miyaki, e niente, in questo video volevo portare solamente questo cofanetto di il prezzo di una vita, che è molto bello, magari
dedicargli solamente un video, solamente a questo qua, a questo cofanetto e niente. E magari ci vediamo, magari per adesso in questo video volevo portare solamente questo e magari ci vediamo, magari più avanti, magari con i soliti video acquisti che faccio solitamente. O magari se riesco magari a fare anche qualche altro recupero di serie che non ho ancora iniziato, però per adesso come si dice, per adesso vi saluto e ci vediamo magari più avanti, sicuramente in qualche altro video che faccio più avanti. Ciao.